Ciao a tutti! Oggi nuovo video tutorial. Andremo a creare una donnina irlandese celtica. Perché proprio questo tema? Perché recentemente ho postato sui vari social la creazione di una odalisca che ho fatto recentemente, appunto. E avevo precisato che avevo intenzione di creare varie donnine di varie etnie. E quindi mi avete chiesto di fare i tutorial e quindi ho deciso di accontentarvi. Ho scelto questo popolo, diciamo, di creare appunto, di rappresentare questo popolo perché mi affascina molto. Ho cercato ovviamente su internet cosa li distinguesse appunto visivamente questi appunto ovviamente nel vestiario, nei vari simboli. Andremo ad utilizzare questa base, sarebbe uno specchietto, perché queste spirali fanno parte appunto dei simboli di queste zone, di questi popoli, hanno questi simboli, diciamo, e lo trovo molto appropriato. Poi, quindi andremo ad utilizzare questo, quindi se non avete questo proprio precisamente questo, questa base, andate ad utilizzare qualcosa di simile o magari lo create anche voi, non è da escludere. Poi andremo ad utilizzare i vari accessori che utilizziamo sempre, come i vari attrezzi, come il rullo, questi qui che recentemente li ho valutati ancora di più rispetto a prima e sono molto molto utili e sono diventati quasi indispensabili per me. Però voi potete utilizzare sempre gli stessi attrezzi, quindi lo stuzzicadenti, il cutter e cose varie. Io utilizzerò sempre il dotter, poi il taglierino, il cutter e via discorrendo. Come colori di paste polimeriche utilizzeremo vari tipi di verde, perché la farò appunto con questi vestiti, questi colori, perché ho notato che utilizzano appunto questi colori un po' quasi da mimetizzarsi con la natura. Mi piacciono moltissimo. Poi utilizzeremo il giallo, il nero che mi sono dimenticata a prendere, però sarà indispensabile perché faremo i capelli neri. Poi il marrone per qualche, come il giallo, per qualche piccolo particolare, quindi se serviranno questi due colori. Il rosa per la pelle. Poi il dorato per altri particolari e il rosso esclusivamente per la bocca e il trasparente per mescolarlo con tutti i colori. Questo era quello che ci serviva, vi lascio il tutorial.
Eccoci qua, abbiamo finito, questo è il risultato, è stato tremendo, ve lo giuro, perché non so cosa mi passa per ora, ma non me ne viene una giusta, credetemi, quindi non lo so, ho forse il blocco dello scrittore, non lo so sinceramente, però non mi viene niente di quello che voglio, cioè devo faticare tantissimo. Alla fine è andata bene, però come vi ho detto per ora non sono per niente soddisfatta di quello che faccio, né mentre creo né alla fine, quindi non sono soddisfattissima, forse devo ritrovare la vena artistica, non lo so sinceramente, però è un periodo un po' così. Però niente, parliamo della creazione. Allora, scusatemi se non vi ho fatto questo medaglione, non vi ho fatto vedere come ho fatto questo medaglione, ma sinceramente la telecamera mi ha abbandonato come sempre, quindi l'ho dovuta mettere in carica e nel frattempo ho creato appunto questo medaglione. Questo appunto all'interno è fatto tutto in filmo, non vi preoccupate, e praticamente questo è un simbolo che è appunto celtico. Non, sinceramente non sono andata a vedere il significato vero e proprio, però non lo so, forse ve lo scriverò, lo leggerò e poi ve lo dirò. Che cosa vi posso dire? I capelli sono stati fatti un po' così, non lo so, non mi soddisfa tantissimo, però spero tantissimo che vi piaccia, perché comunque alla fine è risultato meglio di quello che credevo. Ecco, vi dovevo dire una cosa. Ora, il tutorial finisce qui, però appena andrà in forno, cuocerà, dopo io andrò a mettere delle applicazioni, che ne so, qualche brillantino, forse non un brillantino, però qualche perlina, sia nella coroncina qua, in questa parte della coroncina, sia nel, diciamo, nel braccialetto che ha nella coscia, e sia un poco nelle qualche applicazione, magari come braccialetti e cose varie, quindi o nel vestito, poi è a fantasia vostra, potete finirlo di decorare come volete. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se sì un pollice in su, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima, un bacio!